sono le prime luci. Dove sei? Quasi le 6 del mattino? Sto ritornando sulla terraferma, non vedo l'ora. Non vedo l'ora, fa freddissimo. Ho dormito più, Fa veramente freddissimo. Siamo praticamente arrivati a Toulon, dove sono partito. Vi giuro ragazzi, sembra... Rivedere la terraferma è emozionante. Sembra... di aver scontato la mia pena sul carcere, su un'isola e... tornare tra la gente normale, tornare tra la popolazione, tornare alla normalità, tornare ad una umile vita di merda. Sono felicissimo di aver dato la ferma. Ah, che bello rivedere Skytrollino, dai che siamo salvi. Certo che uscire fuori dalla nave a spinta per coprire queste batterie, anche questa è esperienza di vita fatta. Siamo riusciti a partire, finalmente la fine di un incubo. Addio Corsica, penso proprio mai più a rivederci. Wow, sono felicissimo di essere uscito da sto porto. Anzi, di stare uscendo da sto porto. Ed ecco voi un patrol che non si può spegnere, tra l'altro, nel suo ambiente naturale. Se mette gasolio 1,40€. Molto meglio rispetto alla Corsica, ma molto peggio rispetto alla Spagna. Stiamo parlando di 40 centesimi di differenza, ragazzi. Assurdo. E il porco ancora che c'era dentro, basta questo boulangerie. Purtroppo quest'anno niente girasoli, e ho visto qualche rimasuglio di lavanda, ma poca roba, ormai è già il 2 settembre. Peccato, ci rifaremo il prossimo anno. Se non vado né in Australia né in America come ho progettato. Dipende sempre da queste frontiere come saranno, se saranno aperte o chiuse. Boh, vedremo. Adesso torno a casetta dei miei genitori in Italia. Sono felice, sono molto felice perché comunque ho fatto delle esperienze assurde e sono felice di averle fatte. E ho tanti progetti e tante cose e adesso ci rimetteremo in marcia e si ripartirà, insomma. È questione di un mesetto o due soltanto, perché poi io vado fuori di testa dentro a casa, quindi... Vedremo poi dove mi porterà la strada. Le volte che passo qui alle messe vedo queste cose qui assurde, roba naturale veramente assurda. Dico che prima o poi avrei voluto fare un video col drone. Ragazzi, è giunto il momento. A voi. Niente, sono molto dispiaciuto, ma non il drone non parte perché ha un problema col braccetto di nuovo, non so che cacchio ha, quindi ho chiamato l'assistenza, questa settimana lo porto in assistenza. Il patrol mi continua a salire in ebollizione l'acqua. Per terra è di nuovo un lago perché sta pompa spero che mi porti a casa. Giuro ragazzi, da quando sono partito per la Corsica, che quel traghetto è stato annullato, di lì mi è caduto proprio qualcosa addosso. Non so come spiegarvelo, ma ho una negatività addosso che non ho mai avuto una negatività del genere addosso. Boh,
tutto, si è distrutto di tutto, si è distrutto, non ce n'è una che va. Adesso voglio solo, detto proprio sinceramente, è una delle prime volte che dico voglio tornare a casa. Voglio tornare a casa, sistemare sta macchina e ripartire. Però non so dove, però voglio sistemarla tutta sta macchina e voglio terminare questo viaggio, voglio terminarlo perché ho proprio voglia di terminarlo, sono sincero. E da quando sono partito, proprio da quando sono entrato in quella cacchio di isola, sta diventando il viaggio della speranza, in poche parole. Adesso spero di riuscire ad arrivare a casa, non mi dia altri problemi, continuo a raboccare. Però questo fa parte della vita, fa parte del viaggio, fa parte... Non so neanche io di cosa fa parte. Non so neanche perché sono ancora qui a fare video. Che dovrei essere... cazzato nero, invece no. Sono tranquillo, sono con calma. Mi rimetto in strada. E... direi che si può chiudere qui il video. Perché secondo me non ha senso continuare. E ci aggiorneremo più avanti quando avrò sistemato tutto e ripartirò o comunque farò video dei lavori se avrò voglia farò video dei lavori, se no ci aggiorneremo più avanti quando la macchina sarà di nuovo a posto e ritornerò a viaggiare. Spero solo di un mesetto, massimo due, però per il momento è così. E niente, grazie a tutti. Io sono a 100 km dal confine italiano. Spero di riuscire ad arrivare a casa. E ci vedremo nei prossimi video. E boh, positività sempre alta, mi raccomando, ragazzi. Come sto cercando di tenere io, anche se non è facile in questi momenti. Grazie mille per la visione a tutti, ragazzi. Grazie mille per avermi seguito in questo viaggio di circa 12.000 km in 6 mesi, 7. E grazie del supporto. Alla prossima.